Ancora un episodio di violenza a Lanciano. Siamo nella zona industriale, dove ieri sera intorno alle 20 degli albanesi hanno dato appuntamento a dei loro connazionali per chiarire un diverbio nato qualche ora prima in centro città. Un episodio che poteva finire lì ed invece ha avuto un seguito in questo incontro al quale i due albanesi si sono recati, dopo minacce telefoniche, in quattro. Ad attenderli gli albanesi con i quali era nata la discussione, anche loro in quattro, li hanno attesi a bordo di un SUV. È bastato poco per far sì che si arrivasse alla violenza. Uno dei quattro albanesi avrebbe estratto la pistola e colpito alle spalle un connazionale, mentre un altro cittadino albanese sarebbe stato colpito alla testa, presumibilmente con una spranga di ferro. Poi i quattro presunti autori del gesto si sarebbero dati alla fuga. Qualcuno ha allertato immediatamente il 118, che ha avvisato i carabinieri. La persona ferita dal colpo di pistola è stata subito trasportata all'ospedale di Pescara. I carabinieri hanno trovato ancora sul posto l'altra persona ferita alla testa. Le attività di polizia giudiziaria sviluppate nell'immediatezza dai militari della compagnia di Lanciano, unitamente ai colleghi della compagnia di Ortona e del nucleo investigativo di Chieti, hanno permesso di ricostruire subito l'accaduto. Tre di loro sono stati bloccati nell'immediatezza a Fossa Cesia mentre erano in procinto di allontanarsi, mentre un quarto è stato rintracciato ad Altino dove è domiciliato. Si tratta di un 39enne di Fossa Cesia, ritenuto autore del colpo di pistola, ed altri tre albanesi di età 22, 23, 25 anni di Altino, tutti che sono stati condotti presso la caserma a Lanciano, dove sono stati dichiarati in stato di arresto e dovranno ora rispondere di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi in concorso tra loro. Come disposto dall'autorità giudiziaria frentana, gli stranieri saranno tradotti presso le case circondariali individuate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Riguardo ai feriti, il 29enne, attinto dal colpo di pistola, una calibro 38, versa in prognosi riservata presso l'ospedale di Pescara, dove è stato operato per l'estrazione dell'ogiva e rischia lesioni permanenti, mentre le condizioni del 23enne, ricoverato presso l'ospedale di Lanciano per ferite e lacero contuse al capo, non destano particolari preoccupazioni. L'immediatezza con la quale sono state effettuate le indagini, riuscendo subito a risalire ai presunti autori del gesto, è frutto della conoscenza del territorio e dell'attività costante di prevenzione. Ci tiene a ribadirlo il maggiore Vincenzo Orlando, comandante della Compagnia Carabinieri di Lanciano. Prosegue intanto l'attività di ricerca per trovare le armi utilizzate durante l'aggressione.